Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Batta ha allestito una mostra fotografica per celebrare il 250° anniversario di fondazione del Corpo delle Fiamme Gialle nella splendida cornice di Palazzo della Marra a Barletta. L'esposizione è stata inaugurata dal prefetto Silvana D'Agostino insieme al sindaco di Barletta Mino Cannito e al comandante provinciale il colonnello Pierluca Cassano, alla presenza delle massime autorità civili e militari del territorio. La mostra sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 18 di ogni giorno sino a mercoledì 25 settembre. Un momento per ricordare il nostro importante anniversario in una terra che ci ha visto sempre protagonisti e ci ha visto sempre accolti nella sua comunità. I nostri finanzieri sono sposati, abitano qui e quindi noi dobbiamo tanto alla BAT e la BAT forse ci deve anche qualcosa per le attività che da 250 anni svolgiamo. La nascita della Guardia di Finanza risale al 1774, quando venne costituita la Legione Truppe Leggere per volere di Vittorio Amedeo III, re di Sardegna, il primo esempio in Italia di un corpo speciale creato per il servizio di vigilanza dei confini, oltre che per la difesa militare. Una storia di instancabile dedizione civile ed autentica abnegazione, costellata di successi e sacrifici. La mostra evidenzia l'evoluzione della Guardia di Finanza, da vedetta del confine a polizia tributaria investigativa, sino all'odierna polizia economico-finanziaria ed unica polizia del mare, così come recita lo slogan "Nella tradizione e il futuro", scelto dagli stessi finanzieri per celebrare il 250° anniversario. Noi non possiamo dimenticare il nostro passato, chi ha combattuto e chi è perito per noi, e guardare al futuro con forti di queste esperienze che ci vengono dal passato.